amici, bentrovati su TV Sorrento anche per questa settimana per il mio oroscopo, dove scopriremo brevi ma essenziali previsioni per questa settimana. E come sempre iniziamo con il primo segno, Ariete. Ingegno e impegno di discreto livello, l'orientamento delle stelle è positivo ma non molto determinato, giorno a giorno rischio giovedì però. Il segno del toro, potrete seppellire l'ascia di guerra in amore, intesa a portata di mano. In ufficio, occhio ai gradi gerarchici, stress sul sabato. I nostri amici dei gemelli, sarete impantanati in un cumulo di contraddizioni, settimanale complessa però. Il dubbio si intruvola anche nel cuore, state all'allerta. Il nostro cancro aumenta il fascino, sarete creativi e anche un bel po' fortunati. Espansione che offrono le stelle vi interessa a tutto campo. Gli amici del leone, rifiorisce la speranza, ma non bruciate tutte le vostre carte. Mettetevi in gioco solo se vale davvero la pena. Occhio al weekend. I nostri amici del Vergine, stelle avare vi tengono all'asciutto. Qualche pallida dolcezza vi tocca nei primi giorni. Cercate di moderarvi anche nelle spese però. Il nostro segno della bilancia spira in settimana un venticello inoffensivo. Vi sentirete abbastanza equilibrati. Meglio non affrontare complicati spostamenti però. Il segno dello scorpione, di bene in meglio, scompare in settimana ogni apprensione per una storia d'amore, prevista nel weekend vertigine di sensualità. I nostri amici della Sagittario, armatevi di pazienza, state per conto vostro. In settimana non aspettate né dal cuore né dai muscoli qualche speciale performance. Capricorno, settimana tranquilla, prevista una botta di malumore solo nei giorni centrali. Sconsigliato lasciare la via vecchia per la nuova. Gli amici dell'Acquario, in settimana comincia ad attenuarsi la passione, ma rimanete assestati su posizione di tutto rispetto. Giovedì sarà un buon giorno. I nostri amici del Pesci, Venere entra in Pesci martedì e mette una ciliegina sul vostro orizzonte di luminose certezze. Per un bel po' andrete alla grande. Il mio oroscopo volge al termine, un caloroso saluto dalla vostra Effi e un appuntamento alla settimana prossima. Ciao!